abbiamo voluto fare una cosa un po' diversa facendo il confronto tra l'inizio dell'anno 2019 e l'inizio di questo nuovo 2020, per vedere in un anno che cosa è cambiato dal punto di vista dei sondaggi. Lo vediamo anche nel grafico, ad esempio la Lega sostanzialmente, se prendiamo inizio 2009, un anno fa, e oggi è stabile, era al 31,7, oggi è al 31,2, o meglio fine 2019, perché i dati sono relativi a subito prima Natale. È ovvio che in questa apparente stabilità si celano invece grandi salite e grandi discese. A luglio la Lega era arrivata al 37-38% quasi nella media, nella supermedia di Utrend per Agi, poi il crollo con la crisi di governo e diciamo un rialzo autunnale che è invece un po' scemato nelle ultime settimane dell'anno. Quindi apparente stabilità, ma con questa dinamica. Il PD ha una sostanziale stabilità, lo vediamo, 18% all'inizio dell'anno, 18% poco più adesso, quindi nel caso del Partito Democratico c'è stata una stabilità. Però sconta la scissione di Italia Viva anche. Assolutamente sì, sia di Italia Viva sia di Azione di Calenda, certo. Tant'è che se vogliamo è una stabilità che tutto sommato è positiva visto il punto di partenza. Aggiungo che alle europee, quindi al di là dei sondaggi ma proprio nel voti reali, il PD ha superato il 22% a maggio, quindi comunque il dato nazionale che abbiamo avuto per il PD quest'anno era più alto di quello delle politiche di un anno fa, tanto per capirci. 5 Stelle segnalano invece davvero un piccolo terremoto nel consenso, perché ancora un anno fa, vedete, stavano al 26%, quindi sotto al 32,7% delle politiche, ma 26% era un dato superiore a quello delle politiche del 2013. Oggi sono al 16% nella nostra media, vedete che quasi 10 punti si sono persi per strada. L'altro elemento invece positivo di crescita di un partito, se vogliamo, nell'arco dell'anno sta nel centrodestra ed è quello di Fratelli d'Italia. Cioè Fratelli d'Italia dal 4% arriva al 10 e oltre, più 6 e 6. Quindi laddove il 5 Stelle perde 10 punti, Fratelli d'Italia ne guadagna quasi 7. E poi vediamo, vabbè, Forza Italia che continua il suo calo con un paio di punti persi, Italia Viva che è in crescita semplicemente perché non esisteva a inizio 2019 come sappiamo. Però in questa fotografia, Alessandra, di un anno fa e oggi, credo che vediamo alcune istantanee molto interessanti per capire il momento politico che stiamo vivendo. Parlavi della Lega al 37% in alcune fasi, il picco diciamo di successo, può essere che quella parte lì, quella fetta lì sia stata presa da Giorgia Meloni per esempio? Indubbiamente sì, c'è questa concorrenza a destra sicuramente, anche se una parte del consenso di Fratelli d'Italia deriva dalla stessa Forza Italia, soprattutto al sud. C'è in questo anche una dinamica geografica, noi vediamo sempre i dati nazionali ovviamente, però non dobbiamo dimenticarci che Fratelli d'Italia è tendenzialmente più radicata nel centro-sud, certo. Quindi magari molto della sua crescita può venire lì e può essere più limitata nel nord del paese.